Agricoltura, tecnologia e innovazione. 23 aziende israeliane e due società di servizi hanno preso parte ad un convegno nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio per favorire lo scambio di conoscenze, soprattutto nell'ambito della produzione agroalimentare. Investire di più nelle tecnologie significa fare quello che facciamo qui oggi. Solo il 6% dell'agricoltura italiana è interessata da processi 4.0. Noi dobbiamo cominciare a far aumentare sempre più questo numero perché nuove tecnologie nell'agricoltura ci permettono di fare due cose. Una, utilizzare al massimo il potenziale della nostra agricoltura. Due, renderla sempre più sostenibile e quindi sempre meno impattante con l'ambiente, fermo restando che l'agricoltura italiana è una delle più sostenibili al mondo. Il nostro paese ha della diversità nella distintività delle proprie produzioni il proprio punto di forza e non certamente nelle commodities. È vero che possiamo incrementare la produzione di grano tenero, di grano duro, in particolare di grano tenero e forse anche di mais. È anche, altresì vero che oggi abbiamo dei problemi di approvvigionamento idrico e sono ovviamente terreni irrigui quelli che servono per quel tipo di coltivazione e quindi credo che il ragionamento a livello europeo sia quello più sensato da fare. Organizzato dall'Ambasciata d'Israele in Italia e da Confagricoltura, in collaborazione col Comune di Napoli e con l'Università Federico II, l'incontro ha fatto seguito alla visita del sindaco Gaetano Manfredi e dell'ambasciatore d'Israele Dror Eidar nella sinagoga di Napoli. Abbiamo portato tante aziende israeliane con la tecnologia più avanzata nel mondo, che vogliamo condividere con i nostri amici qui in Italia. Israele ha 2/3 della sua territoria sono deserto, ma siamo riusciti a fiorirlo. Israele ricicla il 90% delle sue acque. 90% e depurazione e possiamo condividere. Nell'ambito del PNRR noi abbiamo già avuto come Napoli un grande successo perché il grande centro di ricerca nazionale sull'agricoltura tecnologica verrà a Napoli e questo sicuramente rappresenta un punto di partenza fondamentale per il futuro. Ci sono risorse sulla forestazione urbana, sul recupero degli spazi verdi. Credo che, e questo lo proporrò al governo, che ci sia anche uno spazio significativo per l'agricoltura urbana, che rappresenta un'altra fonte importante sia di approvvigionamento ma anche di recupero del rapporto tra il cittadino e l'ambiente in un momento in cui la sensibilità ambientale sta crescendo fortemente.